Ciao Floridini, siamo qui in Italia e voglio un attimo farvi vedere le differenze tra il costo del mangiare qui in Italia, in particolare all'Eurospin, siamo in Calabria, giusto per darvi un'idea, verso quello che mi costerà in Florida all'Aldi. Quindi vedremo le cose che comunque comprerò regardless, tipo pollo, frutta, pomodori, eccetera, e faremo la differenza dei prezzi. Che sono appena tornata dall'Italia e questa sarà la mia prima spesa, quindi seguirò la dieta che seguivo in Italia e lo vedremo insieme quanto costa da mangiare qui all'italiana, cioè le stesse cose che mangiavo in Italia, verso quello che mi è costato in Italia. Non sono quelle che mi piacciono perché sono le pesche che hanno la pellicina, 1,89 di mezzo chilo. Pesche di un chilo, 1,79. 1,69 di un'anguria intera senza semi, che va anche bene. 9 al chilo. Mi piacciono questi, 1,20. Guarda, va che ladri. 1,29 di letteralmente 4 pomodori, ragazzi, ma va. 2,19 se voglio questi qua a grappolo, cioè 2,19, 5 pomodori, 1,89 questi qua, mamma che ladri. Questi pomodori, ah, questi sono 79 centesimi al chilo, eccezionale. Non vedo le gallette di riso, però, ma costavano tipo $2,89. Ok, quindi eccole qua, le gallette di riso, 75 centesimi. Ok, broccoletti surgelati, 95 centesimi. E sono quelli che si possono mettere dentro al microonde. Broccoli. Affettati su $5. Cioè, 3,99 di quanto è questo? 85 grammi. Va bene, prendiamo due perché questi posso mangiarli. Questo io lo so che lo prenderò, quindi 1,59 per 110 grammi e il prosciutto crudo invece 1,69. Bresaola, auguri, 2,39. Ed ora ragazzi arriviamo al potere del pollo. Petto di pollo 5,99 a mezzo chilo, quindi qui possiamo prendere oppure 6,79 se quello tagliato ancora più fino. Beh, quindi 7,67 di due petti di pollo. Volendo si può anche prendere questo da solo, 4,79 di mezzo chilo, ma quello con antibiotici. Oppure questo, però questo ve lo buttano proprio dietro, 1,49 le gambette lì, a sempre a mezzo chilo. E filetto di pollo tipo 8,73. Quindi 9,99 al chilo. Questo lime, non so che se mi piacerà, però ma quante calorie ha sta roba però? Ho capito io light, 140. E lo rimettiamo subito giù. Vabbè, prendiamo questo alle proteine, fragola, e lo prendiamo anche alla vaniglia, dai. Per 3,29 di 4 yogurt. Questi 25 centesimi per questi qua magri. Eccezionale. Come tonno invece ho trovato che questo è quello che assomiglia di più a quello italiano, quindi 77 centesimi, è in olio ma mi piace così. Tonno, eccoli qua, 3,29. Abbiamo tonno. Ce ne abbiamo abbastanza? Sì. Ok, penso siamo comunque anche salmone. Per capirci. Oppure 1,29 di uno, 75 anche di uno. Siamo con salmone. 1,59, sì. O 3,29 di, penso siano 80 grammi, quindi 4. Alle marmellate. Allora, di light, neanche una, mi pare, qua. No, quindi però prendiamo, e prendiamo questa all'arancia. Ops. Mi è caduta letteralmente la marmellata da qua. Le marmellate più o meno 1,99, 1,45. Vabbè, il latte ho preso quello di soia, 2,19 quello lì. Soia, quanto è? E questi invece di 3 peperoni, 3,15. Cioè, $1 qualcosa a peperone. Questi piccoli 2,79 che li prendevamo sempre in Italia, ma mi sembra un po' esagerato tutto qua. Beh, quindi pomodori in realtà, il peperone al chilo 1,66. Però posso dire una cosa, che io mi sto veramente rifiutando di comprare sta roba perché, come ripeto, siamo in un discount dove praticamente la roba costa almeno che può costare in qualsiasi altro negozio
E mi sembrano prezzi veramente esorbitanti. Cioè, sto guardando le cipolle. $3. Priceless. No, it has a price, it's right there. Questo yellow squash, però mi piace, quindi 1,19. Sono 1,29. Zucchine 1,59. 95 le carote. Carote 89 centesimi. Che verdura prendere? Prendo questa perché ha un po' di tutto, quindi 4,89 per un'insalata biologica. Eccola qui. Questa verdura 1,59, ma non mi piace. La romana 2,29. Le mie fette biscottate erano qui. Eccole, 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 trovate. Never mind, yay! 1,49, ne prendo un bel po'. Fette biscottate 1,59 di questa confezione enorme. E con questo è tutto, miei adorati floridini. Grazie ancora per aver guardato il mio video. Se vi è piaciuto mettete un like, perché è molto importante che mettete like nei miei video, così i miei video verranno suggeriti da altre persone. E commentate, per favore, fatemi sapere cosa ne pensate, se per voi è tanto o poco, e continuate a seguirmi. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube Ting, quindi vi prego di iscrivervi al mio canale YouTube, basta che clicchiate iscriviti e basta, e che mettiate il mi piace sui video. Grazie mille, spero vi sia piaciuto questo video. Baci baci da Vita in Florida.